Dopo la sosta nazionale, la Serie A torna in campo con lo scontro diretto fra Lazio e Atalanta, finito con uno straordinario 3-3. I biancocelesti, reduci da un inizio stagione incerto con solo 11 punti in 7 partite, si schierano in campo con il classico 3-5-2 di Inzaghi. Vista l'assenza per squalifica di Lucas Leiva, è parola a posizionarsi come mediano, mentre le due mezzali hanno il compito di alzarsi molto e posizionarsi ai lati delle due punte, Correa e Immobile. In fase difensiva il baricentro della squadra rimane abbastanza basso. Nelle idee di Inzaghi ciò sarebbe servito per non lasciare spazi fra le linee causati da un pressing troppo alto, ma come vedremo non è andata così. L'Atalanta invece, priva del suo miglior realizzatore Duvan Zapata, si affida a Luis Muriel come prima punta. Il modulo è il 3-4-2-1, dove in tre quarti troviamo sul centro destra Malinowski e sul centro sinistra Pasalic. Sorprendente la scelta di Gasperini di schierare il Papu Gomez a centrocampo al fianco di Remo Freuler, soluzione che però nel primo tempo ha pagato grazie ai continui inserimenti dell'argentino. In fase di non possesso l'allenatore piemontese sceglie un pressing alto e molto intenso, per non permettere alla Lazio di arrivare in tre quarti palla a terra e dunque sfruttare le grandi abilità di Luis Alberto, Correa e Milinkovic. Nella prima frazione l'Atalanta parte fortissimo. I nero-azzurri giocano partendo dal basso e coinvolgendo molto i due centrocampisti, che risulteranno due dei giocatori con più palloni toccati durante la partita, al contrario della Lazio dove sono i difensori centrali a impostare il gioco. Spesso un trequartista si sposta sulla fascia e lascia salire l'esterno. In questo caso sono Pasalic e Gosens a effettuare il movimento. La Lazio in questo modo è in difficoltà perché Milinkovic-Savic esce su Masiello e Marusic è preso in mezzo tra Pasalic e Gosens, i quali in questa maniera creano un 2 contro 1 sulla fascia. Luis Felipe e i difensori centrali biancocelesti devono essere bravi a scalare. Per sfruttare queste situazioni il difensore centrale della Dea ha il compito di spingere quando ha spazio proprio per farsi aggredire dall'avversario. In questo caso Toloi punta Milinkovic-Savic, dunque Pasalic, ora libero dalla marcatura del serbo, si sposta sulla fascia e porta con sé Parolo. Con un triangolo perfetto l'ex Milan e Gosens mandano fuori tempo i marcatori avversari e sfruttano lo spazio lasciato libero dal mediano della Lazio. Acerbi è costretto a uscire per coprire il buco, lasciando Muriel nell'uno contro uno con Luis Felipe. Il colombiano viene servito e segna il gol dell'1-0. Proprio Parolo è molto in difficoltà ad agire da schermo davanti alla difesa. L'Atalanta, schierando Pasalic e Malinowski fra le linee, mette molto in difficoltà l'italiano, il quale si trova con due giocatori da coprire. Il mediano biancoceleste può scegliere se seguire il trequartista che si avvicina al pallone, rischiando di lasciare un buco alle sue spalle dove in questo caso si può inserire Pasalic, oppure può rimanere nella posizione per coprire il centro. In questo modo però Malinowski crea superiorità numerica sulla fascia. Per sfruttare questa difficoltà della Lazio, Gasperini ordina alla sua squadra di utilizzare molto i cambi di gioco, proprio per far correre la Lazio da una parte all'altra del campo, e in particolar modo Parolo, che dalla marcatura su Malinowski deve passare a quella su Pasalic. L'italiano arriva dunque per forza in ritardo rispetto alla velocità del pallone. La posizione del Papu Gomez inoltre è utile per non dare riferimenti agli avversari. Soprattutto nelle ripartenze il numero 10 si può interscambiare con uno dei due trequartisti e crea più densità in zona offensiva. Qua Malinowski salta Parolo e sia Gomez che Pasalic si inseriscono nello spazio alle spalle dell'italiano, mettendo dunque in difficoltà Luis Felipe, il quale non sa chi marcare. Anche qua il Papu si inserisce. Milinkovic-Savic rimane leggermente staccato per curare Pasalic e l'argentino può servire il movimento in profondità di Muriel. È proprio il capitano dell'Atalanta a svariare sul fronte offensivo e a conquistarsi la punizione che al 28esimo Muriel realizza nel 2-0. L'attaccante colombiano, oltre ad aver svolto un ottimo lavoro in area di rigore, a volte ha giocato alla Zapata, venendo incontro al pallone al di sotto delle mezzali. In questo modo può muovere il pallone e giocare con la squadra. In tutte queste occasioni che abbiamo visto è prezioso il lavoro di Freuler, il quale dopo aver avviato l'azione rimane in protezione della difesa, permettendo ai tre attaccanti, agli esterni e a Gomez di spingere in avanti. In fase difensiva Gasperini sa che la Lazio solitamente utilizza Acerbi come regista per impostare il gioco. Per questo motivo Muriel rimane incollato al difensore italiano, Malinowski prende Radu mentre Pasalic deve essere reattivo e pronto a uscire su Luis Felipe. Gomez invece segue Parolo, chiudendo ogni possibile sbocco per il gioco palla a terra dei biancocelesti.
In questo modo tutti i giocatori offensivi sono impegnati nella pressione e anche in difesa tutti i giocatori sono accoppiati nell'uno contro uno. Come vediamo, gli esterni sono pronti a uscire in pressione sul diretto avversario, mentre Froehler deve marcare Luis Alberto, Palomino contiene Immobile e Toloi Correa. Milinkovic-Savic è l'uomo più pericoloso, perché i lanci lunghi della Lazio sono sempre per lui e per la sua strapotenza fisica nei contrasti aerei. La marcatura del serbo è effettuata da Masiello, che nel primo tempo è molto bravo a gestire questo duello complicato. Anche quando i biancocelesti salgono palla al piede, le marcature rimangono invariate. Qua possiamo vedere Masiello lontano dagli altri due difensori per pressare Milinkovic-Savic e Froehler con Luis Alberto, anche se quest'ultimo si è spostato sulla fascia sinistra. In questa azione invece Immobile va incontro al pallone e Correa taglia alle sue spalle. Palomino e Toloi seguono i loro movimenti. Questa tipologia di pressione inizia da Muriel e arriva a coinvolgere perfino Gollini. Infatti l'Atalanta rimane molto alta e compatta, lasciando molto spazio alle spalle dei difensori. E se la Lazio riesce a prendere il tempo ai marcatori, può lanciare un giocatore proprio in quello spazio. È qua che entra in gioco il portiere, il quale deve essere attento e bravo a colmare quel buco e aiutare i difensori in difficoltà. I biancocelesti, a causa di questa pressione molto asfissiante, utilizzano molti lanci lunghi. A fine partita saranno 28 contro i 21 dei bergamaschi, ma nella prima frazione risultano inefficaci, grazie alla grande attenzione dei tre difensori centrali. È proprio questa pressione a causare il gol del 3-0. Luis Alberto scende a centrocampo. Gomez e Froehler sono bravissimi a intendersi e a scambiarsi gli uomini da marcare. Infatti lo svizzero avanza in marcatura su Parolo e ancora una volta il passaggio in verticale su Correa è anticipato da Toloi, il quale serve l'assist per Gomez. L'argentino, lasciato solo davanti a Stracoscia, non sbaglia e segna il gol del 3-0. Nel finale di primo tempo la Lazio ha un po' di spazio e quando porta il pallone sulle fasce si inseriscono molti giocatori in area. Le due mezzali supportano le punte e dalla parte opposta anche Marusic si butta dentro. In queste situazioni è interessante notare come Gomez non entri in area di rigore per saltare di testa, ma è Pasaric a compiere un lavoro di grande sacrificio, tornando ad aiutare i difensori sui cross e subito dopo uscendo per riprendere la sua posizione da trequartista offensivo. Ovviamente ciò comporta dei pericoli. Qua la Lazio sviluppa velocemente l'azione e Pasaric non può coprire così tanti metri in poco tempo. Infatti Milinkovic-Savic rimane pericolosamente libero al limite dell'area. Nel secondo tempo l'andamento della partita si inverte, emblematico il possesso palla che passa da un 40-60% in favore dell'Atalanta a un 60-40 per la Lazio. Inzaghi inserisce Cataldi per Parolo per gestire meglio gli spazi e Patrick per Marusic, quest'ultimo troppo in difficoltà sulla fascia di Gosens e Pasaric. I biancocelesti cambiano approccio e iniziano a pressare molto alto, con le due punte su due difensori centrali e una mezzala sul terzo. In questa azione possiamo notare l'aggressività della Lazio, che costringe Gosens a lanciare via il pallone, dove Cataldi è molto bravo a intercettarlo. Rispetto a Parolo, infatti, l'ex Benevento gestisce molto meglio gli spazi, anche aiutato dai difensori centrali che escono con più cattiveria sui trequartisti avversari. Dall'altra parte invece l'Atalanta si abbassa vistosamente, permettendo alla Lazio di gestire il pallone con più tranquillità. Quando i nerazzurri provano ad alzare la pressione, questa è scoordinata e meno intensa rispetto alla prima frazione. In particolare Acerbi ora può sfruttare le sue capacità di costruire gioco e verticalizzare l'azione. Qua Muriel non torna a pressare e l'ex Sassuolo trova un buon corridoio per Correa. Inoltre, Inzaghi ha chiesto a Milinkovic-Savic e Luis Alberto di rimanere molto alti anche in fase di impostazione. Ciò perché essendo seguiti a uomo creano uno spazio importante fra centrocampo e attacco atalantino, dove può essere servito un giocatore che viene incontro. Gasperini dunque al 60° decide di far rifiatare Muriel inserendo Ilicic e 6 minuti più tardi fa entrare De Ron al posto di Pasaric, spostando Gomez in tre quarti e dando così più copertura al centrocampo. I cambi non bastano perché dopo aver preso coraggio e spinta dal pubblico dell'Olimpico, la Lazio continua a trovare spazio fra centrocampo e attacco dell'Atalanta. Come vediamo qua, Ilicic, Gomez e Malinovskyi sono alti, mentre il resto della squadra rimane basso. Inoltre Masiello inizia a soffrire la fisicità di Milinkovic-Savic. I lanci diventano più precisi e il serbo sovrasta il difensore italiano, tanto che al 74° Gasperini sarà costretto a sostituirlo, mandando Palomino in marcatura su Sergei e Kier in posizione centrale.
Proprio una ripartenza in cui Masiello arriva in ritardo in pressione su Milinkovic-Savic porta all'azione del rigore del 3-1, rigore poi realizzato da Immobile. Nell'azione seguente invece Palomino a sbagliare il tempo dell'intervento su Immobile. L'attaccante italiano è bravo a allungare il pallone di testa per l'inserimento di Correa, il quale con un bel tocco controlla il pallone e segna un gran gol. Negli ultimi minuti la Lazio si lancia in avanti per un assedio finale. Dopo l'ingresso di Caicedo per Radu, Patrick si posiziona quasi da centrocampista al posto di Cataldi, con Correa sulla fascia destra. Dopo aver sprecato una grandissima occasione, l'Atalanta concede un contropiede alla Lazio. Immobile riceve il pallone in profondità. De Ron torna su di lui, ma lascia libero Milinkovic-Savic al limite dell'area di rigore, il quale serve ancora al numero 17 che conquista il calcio di rigore. Immobile non sbaglia ancora una volta e conclude Lazio-Atalanta sul 3-3. Vi ricordo di seguirmi su alesia-tattica su Instagram per contenuti esclusivi. Se il video vi è piaciuto lasciate un like e non dimenticate di iscrivervi per nuove analisi tattiche.